Buonasera e benvenuti al notiziario di Cronaca Gubina di giovedì 2 marzo. Si è svolta presso la sede del Comune di Gubbio la conferenza dei sindaci interessati dalla gestione associata dell'ufficio del giudice di pace, che comprende i comuni di Gubbio, Comune Capofila, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Schegge Pascelupo e Pietralunga. Lo ha comunicato l'assessore del Comune di Gubbio, Lorena Anastasi, coordinatrice dell'incontro, che spiega: è un importante tassello nella definizione dell'iter che ha portato alla riapertura della sede dell'ufficio del giudice di pace a Gubbio. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Gubbio intervengono con un'interpellanza per concentrare la propria attenzione sul futuro di Piazza 40 Martiri e dei giardini pubblici. Vi leggiamo un piccolo estratto di questa interpellanza. Si interpella il sindaco e la giunta a riferire in consiglio in merito a quali sono le reali intenzioni dell'amministrazione comunale sul destino dei giardini pubblici, la loro permanenza e mantenimento, se la cartografia indicata nel piano regolatore generale corrisponde a quanto temuto da tempo dagli Egubini, e cioè lo smantellamento del verde cittadino con danni rilevanti sotto il profilo storico, sociale e qualitativo dell'aria. Domenica 5 marzo alle ore 11:30 al Palazzo del Bargello si svolgerà l'inaugurazione della mostra Urban Lights del designer Giampaolo Monsignori, promossa dall'Associazione Culturale La Medusa e patrocinata dal Comune di Gubbio. La mostra sarà aperta al pubblico negli orari di apertura del Museo del Palazzo del Bargello fino al 31 marzo 2017. Questa sera abbiamo come ospite Antonella Mocci, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito a partecipare al notiziario di Cronache Gubina. Antonella purtroppo è non vedente e questa sera vorremmo raccontare la sua storia e quella di Kim, il suo cane guida che purtroppo è scomparso da pochi giorni. Antonella, sappiamo che lei è nativa di Roma, ma si può dire ormai è Gubina d'adozione. Da quanti anni è che vive nella nostra città? Sono 28 anni, sono arrivata nel 1989 e sono stata presso un gruppo famiglia per 11 anni dove mi hanno donato amore, affetto e tanto altro. E vengo da una vita difficile, però tutto sommato ringrazio il mio spirito che è riuscito a ottenere il massimo della mia vita, di poter usufruire una certa autonomia. Ho vissuto 11 anni nel gruppo famiglia, poi sono riuscita a poter usufruire una casa popolare di cui poter provare a vivere anche con le mie difficoltà, a poter poi lavorare. E nel 2004 è arrivata anche Kim, diciamo che io ho preso il cane guida dalla scuola di Scandicci, sono stata 12 giorni a scuola, mi hanno insegnato molte cose insieme al cane guida e diciamo che io ho perso la vista nel 2000 e ho iniziato a vivere da sola nel 99, purtroppo nel 2000 a causa delle mie malattie che ho nelle retinite pigmentosa e glaucoma, sono stata operata molte volte, 13 interventi, e purtroppo la situazione mia è diciamo che la mia vita è vissuta con Kim per 12 anni. E grazie a Kim ho ottenuto tanto, sia per andare al lavoro, e ho condiviso tante gioie con lei, e mi ha dato l'amore, mi ha dato la sua sicurezza, per me era la luce dei miei occhi, i miei passi, era la mia amatissima Kim. Kim era una mia compagna di viaggio in questi anni. E appunto pochi giorni fa è venuta a mancare Kim e ci diceva quindi che è iniziato questo percorso con lei nel 2004, giusto? Sì, Kim è iniziato con me il percorso nel 2004 quando è venuta qui a Gubbio e ha fatto
10 anni di vita insieme a me, andando sul pullman e andando al lavoro presso la procura, in procura presso il Tribunale di Perugia. E che cosa le ha insegnato l'avere un rapporto così intenso con un cane guida? A me devo dire che mi ha insegnato tanto, perché Kim mi ha insegnato a vivere stando in mezzo agli altri, non stare isolata. E insieme a lei abbiamo condiviso tanta gente, e abbiamo condiviso il lavoro insieme e mi ha fatto capire con la sua anima, con i suoi occhi. Un rapporto indescrivibile poter spiegare quello che per me è stata Kim. E che cosa le manca di più di Kim? E la Kim a me mi manca tutto. Per me Kim è stata una persona di famiglia. Mi ha dato l'amore, mi ha dato la vita. Per poter vivere andando al lavoro e facendo una vita autonoma come tutti fanno, non perché io ho un handicap, ma perché Kim cercava di farmi vivere come tutte le altre persone, stando in mezzo alla gente e stando nella gioia. Magari so che comunque la perdita è recente, però magari ha già in mente di prendere un altro cane e semmai che caratteristiche dovrà avere e come se lo immagina? Sì, nel futuro probabilmente riprenderò un altro cane guida perché il cane guida per me è stato una salvezza di vita, non solo una compagna di viaggio, ma mi ha donato tanto. E le caratteristiche di un nuovo cane è poter riaffrontare una vita in mezzo agli altri. Condividere un mondo tutto nuovo come ha fatto Kim. Grazie, ringraziamo veramente di cuore Antonella Mocci per essere stata con noi e il notiziario di Cronaca Egubina per questa sera è terminato e ci vediamo domani.